Belli ragazzi, qui Dito, ebbene sì, finalmente ricominciano i video. E come incominciarli di nuovo se non continuando Sally Face? Me l'avete chiesto in tantissimi: ma quando ricomincia Sally Face? Perché non mandi avanti Sally Face, eccetera? Io non lo mandavo avanti perché doveva ancora uscire il secondo episodio. Finalmente è uscito e quindi nuova partita. Capitolo 2, gli sciagurati. Stavo già leggendo gli sconosciuti, stavo già leggendo male. Vai. Ok ragazzi, ok, si va, siamo pronti, siamo carichi. Finalmente riprendono i video. Spacchiamo i culi anche su Sally Face. Sal? Sal? Sally? Dove sei? Ok, chi sta pa... Wow! Ok, incomincia come peggio che mai, ovviamente, perché non poteva incominciare bene, chiaramente. No, comincia peggio che mai, sempre più inquietante. Ok. Ma non abbiamo la maschera, fra l'altro. Cos'è questo? Ah, è mamma. Non andare così lontano, tesoro. Voglio vedere il cagnolino, mamma. Riesci a sentirlo? Perché non aspetti che arrivi tuo padre? Dovrebbe essere qui da un momento all'altro. Ma io lo voglio davvero vedere. Per favore. Per Face, posso... Per favore, credo. Posso andare ad accarezzare il cagnolino? Oh, d'accordo, Sal. Dammi solo un secondo per prendere la borsa. Poi possiamo andare insieme. E vai, ti aspetto lì, vicino agli alberi. Ok. Io vado allora, ma. Ciao, ma. Ciao, ciao. Non mi vedrai mai più. Metterò una maschera e diventerò un'assassina stupratrice di pony. Ragazzi, tornare a fare video dopo tutto questo tempo è una cosa stranissima. Mi sento come un... non so, una caramella di merda sopra un ramo di marzapane. È una cosa veramente strana. Ok, stiamo entrando in un bosco molto strano. Avete visto che c'era qualcosa che ci spiava? Ok, ci stiamo allontanando un po'. Oh mio Dio, sta succedendo qualcosa alla mia faccia. Mamma, forse è meglio che venga anche tu. Forse non era il caso di lasciare tua madre indietro, Sally, sai? Non è normale ciò che sta accadendo, Sally. Sally, c'è qualcosa che non va con la tua faccia. Perché questo gioco è sempre più devastato? Ok, ci sono scheletri di cose ovunque. Qua c'è un'ambulanza piena di sangue. Entra. Ok. Signora Sanderson, grazie mille per essere venuto ad aiutare con il bagno. Nessun problema, signora Sanderson. Lo studierò in un batter d'occhio. Meraviglioso. Solitamente se ne sarebbe occupato Herman, ma purtroppo le sue dita sono diventate come bucce di banana. E cosa? E l'angolo della strada è così pericoloso. Capisco. La traduzione in italiano di questo secondo episodio, madonna. Grazie mille, Larry. Il bagno è da questa parte. Perché è Larry? Con chi cazzo sta... Perché mi sta scambiando per Larry questa tizia? Perché ha dei peli sulle gambe peggio dei miei, quella vecchia lì? Quella tipo lì? Dove siamo? Cosa sta succedendo? Bagno. Devo andare a sturare. Andiamo a sturare. Planger. Niente. Ma c'è un occhio lì. Ma cosa sta succedendo? Ok, di là si può salire. Ok. Ah! Pony? Ehi tu, per favore, aiutami. Cosa c'è che non va? Com'è cosa c'è che non va? L'acqua si è fermata. Tanta sete. Non preoccuparti, so come aggiustarla. Per favore, fai in fretta. Ok. Non mi sto già pentendo di aver ricominciato Sally Face. Ecco perché lo volevate così tanto. Non me lo ricordavo. Me lo ricordavo malato, ma non così tanto malato. Porca puttana. Ok, voglio prima vedere cosa c'è su questo piano, ragazzi. Prima di salire scale. Vedi che qua c'è. Ok. C'è un'altra scala. Vabbè, saliamo di qua. Credo che entrambe le scale portassero allo stesso posto alla fine. No, invece no, perché quell'altra scala non la sto vedendo. Ah, sì. Ok, questo ora è acceso. Sì, questa è la scala di prima. Ok, allora niente, possiamo salire di qua tranquilli, sapendo che non ci perdiamo niente. Secondo me questi territori sono da aprire in un particolare ordine. Ok, ora abbiamo acceso questo. Scommetto che qua a sinistra non c'è niente. Esatto, ora dobbiamo andare giù e accendere il terzo. Ok, erano da fare in ordine allora. E una volta fatto il terzo, credo che riparta l'acqua. La cosa più logica che mi viene da pensare. Ha funzionato? Ok, sì. Anche se vabbè, usare la logica in Sally Face non è che sia una grande idea, in effetti. Guarda che bell'acqua. Ah.
Io non voglio commentare, ragazzi, scusate, ma mi sta veramente mettendo un'inquietudine. Esci. Cosa? Guarda, guardiamo dallo spioncino. Minchia, che ansia. Ok, abbiamo assistito a un omicidio. Ah, è l'omicidio che c'era stato nel primo episodio. Questa è la casa che c'era nel primo episodio, quella con l'omicidio in cima. Vedete, sì, che in cima c'era l'omicidio, non potevamo entrare. Ricordate? Se non vi ricordate, andate a vedere i video della prima parte di Sally Face. Ok, sto camminando nel vuoto. Sto piano piano. Oddio, no, ancora te. Charlie, no. Sal, avvicinati, devo mostrarti una cosa. No! Aia! Ah, cosa? So che hai toccato il mio pony. Pensavo fossimo amici, Sal. Ok, sta riuscendo a battere Downfall, Cat Lady, Frambao. È molto più malato di qualunque gioco abbia mai giocato sul canale. L'ho sciagurato. Cavoli, hai ancora quegli incubi? Ecco chi è Larry. Non me lo ricordavo. Non li ho avuti da dopo la morte di mia madre. Penso davvero che sia a questo palazzo. C'è qualcosa che non mi convince. Amico, lo so che tu... Ah, è vero, è un maschio lui, giusto? Lo so che tu insisti, ma davvero non credo che questo posto sia infestato dai fantasmi. Ah, ho vissuto qui quasi tutta la vita e non ho mai visto nessun fantasma. Beh, i fantasmi non è che si vedono. Anche se cosa? Beh, ormai ci conosciamo da un po', devo farti vedere una cosa. Cosa mi fa vedere? Vieni. Aia. Tanto sto guardando i poster là dietro. Sono inquietantissimi. Parla. Pronto? Sì, me lo scordo sempre che Sally è un maschio. Siamo usciti. Guarda che figo, abbiamo i guanti, abbiamo le cuffie, siamo vestiti più pesanti. Ecco, ora grazie a questa schermata bianca vi sto facendo vedere quanto il vostro schermo è sporco. Wow, come mai non me ne hai mai parlato? Ci vado quando ho bisogno di stare da solo. La mia fortezza della solitudine. Oh, una casa sull'albero. Figo. Infatti, figata. È inquietante che io abbia avuto la stessa... Abbia detto quasi la stessa frase di Sally. Fico, ho sempre desiderato una casetta sull'albero quando ero piccolo. Già, mio papà me l'ha costruita prima di scomparire. Aspetta, cosa? Che intendi per scomparire? Un giorno era qui e andava tutto bene, il giorno dopo non c'era più. Nessun biglietto, niente. E tutte le sue cose sono rimaste qui. I suoi vestiti, i suoi attrezzi, il suo portafoglio, la sua patente, tutto. È semplicemente scomparso. Accidenti, mi dispiace molto Larry, so quanto sia difficile. I tuoi genitori non andavano d'accordo. No, si amavano, non litigavano quasi mai, niente del genere. Non è come sembra, mio padre non ci ha abbandonati. No, nonostante questo sia ciò che mia madre preferisce credere. Lui non ci avrebbe mai lasciati così, ci amava. Ne sono sicuro. Quindi, cosa credi che sia successo? Senti, lo sai che di solito non sono superstizioso e lo so che tu e Chug giurate che l'appartamento sia infestato, ma... Beh, io credo si tratti di qualcos'altro. Tipo? Non ne ho parlato granché con nessun altro, ma so di potermi fidare di te, Sal. So che tu non mi giudicherai. Certo che no. Il giorno prima che lui sparisse, ho fatto qualcosa di cui non vado troppo fiero. I miei genitori mi avevano comprato dei petardi e mi dissero, non so quante volte, di aspettare ad usarli. Di non giocarci da solo. Ma non ho resistito, amico. Ne accesi un paio e uno finì nella finestra aperta della signora Gibson. E uccisi il suo coniglio. Ma no! Ma che cosa terribile. Già, così corsi dalla signora Gibson e quella si mise a gridarmi contro come una matta, come se avessi bisogno di un altro motivo per far incazzare quella vecchiaccia. Ci stetti malissimo però, quel povero coniglietto. Ad ogni modo, mentre scendevo con l'ascensore, lì fu quando vidi il demone? Si è proteso e mi ha toccato e ho sentito questo brivido super gelido scuotermi tutto il corpo. Ero spaventato a morte, amico. Pensai che stavo impazzendo, ma se ne andò così come era comparso, proprio quando si riaprirono le porte.
mi maledì per quello che avevo fatto. Lui mi maledì. Ogni cosa nella mia vita andò a puttane dopo quell'episodio. Mio padre sparì. Mia madre per qualche tempo smise di parlare. Ho dovuto trascorrere 2 settimane in riformatorio per aver accidentalmente ammazzato quel coniglio. Mi rubarono la bici. Saltai la scuola così spesso che fui costretto a riprendere ripetizioni estive. È stata una brutta cosa dietro l'altra. Da quel giorno cose orribili accadono a me e a chi mi sta intorno. Quindi sei convinto che questa maledizione abbia portato via tuo papà? So come può suonare, ma è vero, è tutta colpa mia. Mio padre, il coniglio, la signora Sanderson, tutto. Oh, aspetta un attimo. Anche se ci fosse una qualche maledizione su di te, non puoi incolparti per ogni cosa brutta che succede. Non tutto è colpa tua. Che aspetto aveva questo demone? Non avevo mai visto una cosa simile. Era come un'ombra che si muoveva, tutta nera e nebbiosa, ma aveva la forma di un uomo. E gli occhi erano la cosa peggiore, quegli occhi rossi che ti trapassavano. Porca merda! Cosa? L'ho visto anche io, ho visto il tuo demone. Non è possibile, quando? Lo giuro, l'ho visto nell'edificio, proprio come tu lo hai descritto. Scommetto anche che è legato a tutti gli altri fantasmi. Non saprei, amico. E se spezzassimo questa tua maledizione? E come? Forse qui in giro ci sono degli indizi che potrebbero aiutarci. Potremmo provare a scoprire qualcosa di più sui fantasmi, vedere se riusciamo ad andare a fondo di questa faccenda. Perché no? Non ho niente da perderci. Ok. Mia mamma non voleva più avere in casa le cose di papà, così le portate tutte qua fuori per quando tornerà. Ok. Allora, possiamo uscire. Foto. Cos'è quella roba lì? In alto a sinistra. Che strano. Cos'è quello? Cosa? Ho trovato questo strano Gear Boy tra gli oggetti smarriti qualche tempo fa. Credo che reagisca alle attività paranormali. Quella è una delle nostre ultime foto insieme, poco prima che sparisse. Meglio continuare a cercare. Ah, ok, quindi la foto aveva qualcosa. Fa avere una strana reazione al Gear Boy. Qua nel baule abbiamo una pila di vecchie riviste sulla natura e l'aria aperta. Sembra che quella di Larry sia l'opposto del mio. Sono tutte vecchie, di 6 anni o più. Ok. Una giacca di pelle sgualcita, giù un paio di vecchi biglietti per un concerto. Sembra un non credo di aver mai visto. Niente, ok. C'è una sorta di strana scatoletta qui dentro. Continuo a esaminare. C'è altro? No. Ah, prendila. Gliela facciamo vedere. Che cosa c'è nella scatola? No, perché in inglese? No, non ho idea, amico. Apparteneva a mio padre. È una sorta di rompicapo. Non sono mai riuscito a capire come aprirlo. Sembra ne manchi un pezzo. Oh, ehi, è vero. Non ci ho mai fatto caso prima d'ora. Ti spiace se lo tengo io? Nah, fai pure. Bella. Ok. Fammi solo sapere se riesci ad aprirlo. Ok, quindi un rompicapo che prendeva per di lei. Ne manca un pezzo, cioè al momento non posso aprirlo. Questo è il primo oggetto che abbiamo. La chiave mania che mi ha dato gli posso dare per accedersi mi è interrato. Ok. Va bene, qua nell'armadio invece niente di utile, baule. Ok, possiamo uscire, mi sa. Quanto casino. Facciamo allora. Quanto veloce? Perché dobbiamo fare gara? Non c'è segnale. Ah, con triangolo posso usare il walkie talkie. Ovvero, è vero. Non me la ricordavo per niente sta cosa. Ok, Larry. Siamo giù. C'è una telecamera. Va bene, entriamo. E ora dove entro? Scusa. Ah, ok, qua in camera sua, giusto. Mi guardo intorno per vedere che altro riesco. Beh, rimango qui a occuparmi di mia madre. Sta proprio male. Beh, fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. Grazie. Cos'era quel moonwalk incredibile? Questa faccia? Andiamo in sala. Dovevo chiedere a Megan se sa qualcosa di questo demone. Spero che oggi venga fuori. A parte che non mi ricordo chi è Megan. E io mi farei un giro. Questa è la madre, non so se... Ehi, Lisa, ti senti meglio oggi? Ciao, Sal. Penso che oggi sia il peggio. Ho appena superato sta robenone. Ed è un bene perché c'è un sacco di lavoro da fare. Smagnano dalla voglia di tornare. Per ora stai tranquilla e riposati. Mi sono riposato un sacco ed è stato di grande aiuto. Sta robenone. Ok. Qua posso fare niente? No. Quindi, in camera di Lisa non posso farci niente. Camera di Larry, ok. Non voglio ancora uscire, voglio un attimo esplorare. A parte che ci sono io in quella foto. Sempre strano. Bagno, non credo ci sia niente di strano. Ok, sto esplorando bene, ragazzi, perché mi mancava un sacco questo gioco qua. Quindi esploro tutto bene.
Quindi niente, bagno niente. Il prossimo episodio, prima che lo chiediate, non nella il prossimo video, intendo proprio Sally Face capitolo 3. Questo che stiamo giocando ora è il capitolo 2. Il capitolo 3, anche il mio stomaco. Ciao, cosa vuoi? Uscirà a fine 2017, inizio 2018. Ciao, come va? Ciao Sally Face, aspetto che passino a riempire la macchinetta. Non riesco a iniziare la mia domenica senza cioccolata. Con videogiochi e cartoni animati. Hai visto l'ultimo episodio di Lupin? È stato fantastico, adoro quel cartone, anche io. Ok, non gli posso dare niente. Lavanderia. Chi è che continua a lasciare qua i suoi vestiti? Qua non c'è niente. Niente che posso usare per ora. Attenzione, ha detto chiaramente per ora. Ok, quindi a parte ascensore, casa dei Larry, vediamo cosa c'è qua. Niente, ok. Io non mi ricordo che piano. Ok, siamo a piano. Ok, questa qua è la questa qua è dove sto. Ok, andiamo al primo piano. Perché non mi ricordo affatto chi è il signor Edison. Ah, questo è quello che mi dava tipo il tè. Posso essere utile? Cosa sono queste nuove telecamere? Vero, infatti. Tu e tuo padre non avete ricevuto un invito per l'unione mensile. Tutto viene discusso lì. Ci siamo dimenticati. Non è affatto un problema. Però vi suggerisco di essere presenti in un futuro. Vedi, aiuta a mantenere tutti informati. Per rispondere, ho fatto installare un sistema di sorveglianza per la sicurezza di tutti. Con tutto quel che è successo di recente, i miei inquilini si stavano agitando. La mia speranza è che con questo nuovo sistema di sorveglianza, ultimo modello, tutti si possano sentire più a loro agio con la loro situazione abitativa. Ha senso. Hai mai visto fantasmi qui intorno? Per favore, non dimmi che mio palazzo è infestato di fantasmi. Non ti ho quasi bisogno di un gruppo di fantasmi che spaventi i miei inquilini. No, va tutto bene, ero solo curioso. Ok. Va bene, niente di che. Ok, signore, è disegno a posto. Camera 104, non mi ci fa far niente. Qua c'è la posta, non ci posso far niente. Questo, non posso interagire. Ok, e basta. Quanto tempo c'era il poliziotto lì? Che mi ricordo bloccava la strada, cose del genere. Niente, questo qua non mi ci fa entrare. Qui c'è l'ascensore, vediamo cosa c'è qua. Signora Rosenberg, chi è? Sono Sal. Ti serve qualcosa? Posso parlarle? Entra, ok. Wow! Quella Sally, cosa porta una giovane ragazzetta come te a fare visita a questa vecchia signora? Vorrei fare un paio di domande. Chiedi pure. Potrebbe non rimanermi molto, ma non è tutto ciò che ho. Già, il tema di una cosa che ho e presto scivolerà via da me. O forse non l'ho mai veramente compreso. Quanta ansia. Che cavolo di pensieri. Esatto, blatera. Da quanto tempo è qua? Anche se decidi di venire, quanto la mia vecchia memoria riesce appena a conservare i ricordi di ieri. Figuriamoci io di un passato lontano. Temo che questi siano gli ultimi giorni che mi rimangono. Poi se tornerò a cenare, la mia coscienza si unirà al grande e misterioso nulla. Un nulla che per i nostri piccoli cervelli è impossibile concepire. Fide quando ti dico che ci ho provato. Sì, un potente vuoto e terrificante nulla. Sto vaneggiando di nuovo. Qual era la tua domanda? Ok, niente. Per te appartenere al genere della mia famiglia, ma decidi di vendere agli Edison perché ero l'ultima rimasta. Pensai che sarebbe stato bello avere di nuovo compagnia, con qualcuno in cui dividi i tormenti della vita. Che ragazza shock ero. Ti sei pentita di aver venduto la terra? Una vita lunga come la mia è colma di rimpianti, mio caro, sebbene tutto prima o poi perde di significato. Parliamo degli Edison. Cosa accadde al resto della famiglia? Qualcuno di loro vive in città? Se sono andati, il tempo ci porta via tutti, Sally. Povero piccolo Terrence è l'ultimo rimasto nella famiglia. Immagino che ora non sia più tanto piccolo, ma per me rimarrà sempre tale. Un ragazzino dallo sguardo luccicante e la testa piena di sogni. E ora guardalo, non lascia mai la sua camera dimenticata da Dio. Già, perché se ne sta rinchiuso lì? Si è fatto un tantino eccentrico dopo la morte dei suoi familiari. Se proprio vuoi la mia opinione, il ragazzo era così teso da essere spaventato dalla sua stessa ombra. Ma familiari è orribile. Terence adorava suo padre e rinunciò al suo sogno di aprire una casa del tè pur di amministrare gli appartamenti di suo papà. Lentamente, mezzanamente, cominciò a chiudersi nella sicurezza della sua casa fino a che un giorno smise definitivamente di uscirne. Terence Edison è la persona più timida che ci sia. Strazzato da una vita sfortunata, non lo siamo tutti, mio caro. Mamma mia. Hai mai visto un fantasma? Sei una ragazzina... Come una ragazzina? Mi ricordi la me stessa di un tempo. Per favore, vecchia Rose, goditi la vita finché è dura. Non lasciati consumare dal fascino della morte e dei suoi tanti segreti.
Siamo tutti fantasmi, semplicemente in attesa di passare da un posto all'altro. Mamma mia! Ma basta, non voglio più parlare con questa persona, addio. Non voglio più parlare, di qua si può andare? No. Non voglio più parlarci, via via subito. E basta. Casa della signora Gibson, ok. Andiamo lì nella prossima parte.